Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e benvenuti nell'anno 2022. Lo salutiamo così l'anno 2022, vediamo se lo mette a fuoco la camera e soprattutto vediamo se vi dà un po' di fortuna, ci dà un po' di fortuna il nostro Bitcoin d'oro. Ragazzi, allora tanti auguri a tutti i crypto traders, i crypto investitori, tanti auguri a tutta la community di Trading On che ormai mi segue da tantissimo tempo e grazie per essere qui con me, ragazzi. Grazie a tutti quanti voi per accompagnarmi in questo percorso, in questa grande avventura che ormai abbiamo intrapreso qualche annetto fa, ragazzi. Allora, non è questo un video dove vi parlo di tutti quelli che sono i progetti nuovi, quello che andremo a mettere in atto e tutto quello che andremo a fare sul canale, ragazzi, perché ce ne sono due che sicuramente sono il top proprio per tutti quanti voi, di cui uno probabilmente andremo a mettere anche altre criptovalute in un super portafoglio che terremo sempre sotto stretta osservazione per chi vorrà eseguire la mia operatività, ovviamente sempre senza consigli finanziari. Quindi questi sono progetti che arriveranno, ragazzi, sul canale e ve ne parlerò nei prossimi video, perciò ovviamente iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Oggi invece andiamo a fare il punto della situazione su BTC ETH, la questione macro, quindi dominance, dove siamo, che punto siamo. La questione della debolezza di oggi era assolutamente scottata. Due giorni fa ho pubblicato un video, un link scherzoso sul mio canale Twitter, ragazzi, scrivetevi in descrizione su Twitter se non l'avete ancora fatto, anche perché lì veramente ci sono delle notizie anche a volte in real time, dei pensieri, no, che ci girano in testa. Ma la cosa figa è che avevo detto, se io so già, diciamo, mi è già venuto in mente quando finirà questa euforia di BTC. Scherzi a parte, ragazzi, perché siamo in una situazione delicata, ve la faccio vedere oggi, ho aggiornato tutti i grafici, vi dico un po' quello che sto pensando e quella che è l'idea generale su Bitcoin ETH. Siamo in una fase di chiusura del ciclo semestrale, secondo me ancora in atto, ma la situazione è molto delicata. Quelle che erano le prospettive e le idee che erano uscite fuori verso la fine dell'anno, tutti i vari video, ragazzi, che ormai avete visto in Italia girare del possibile pump di BTC entro la metà di gennaio non è mai avvenuto, come avete visto. Ovviamente questo perché i prezzi si seguono sempre, ragazzi, al di là delle idee generali, quello che contano nei mercati sono i movimenti di prezzo. Ve lo dico da 4 anni, trend is your friend e resterà così per sempre per tutti quelli che investono, ragazzi. Trend is your friend. Poi bisogna comprendere anche questa frase e capire che cosa significa, insomma, no, significa che i prezzi ne sanno sempre una più del diavolo, ne sanno sempre più una di tutte le news, di tutte le idee, di tutte le cose, di tutto quanto, perché il mercato è rappresentato dal prezzo, quindi è il più grande indice di rappresentazione di tutto quello che pensa l'intero mercato. Vabbè, allora finiamo con questo discorso, ragazzi, andiamo a vedere i grafici perché ci sono tante info da darvi. Poi nei prossimi video invece andremo ad aggiornarci su quelle che sono le questioni legate al canale, novità che vorrò portarvi e tutto quello che è in atto, ragazzi. BTC, prima cosa, dove siamo a livello ciclico su BTC, poi vedremo ETH, poi vedremo BNB, la total market cap e la dominance, che sono dei grafici sotto forte pressione. Soprattutto la total market cap sta arrivando al punto che speravamo, tra virgolette, da ormai mesi e mesi, ragazzi, ci siamo quasi. Va bene, allora, questa è la struttura di Bitcoin. Difficile andare a ragionare in termini di struttura ciclica mensile, perché Bitcoin ha inquinato non poco le acque in questa sua fase di trend totalmente al ribasso. Questa struttura in realtà ha chiuso sicuramente un ciclo mensile all'interno di questa sua fase e può avere diversi tipi di chiusure questo mensile precedente, ragazzi, perché potrebbe essere stato chiuso sul minimo del 19 di novembre, oppure sul minimo del 26 di novembre, oppure sul minimo del 4 di dicembre. In tutte queste situazioni BTC comunque non ha mai invertito il trend, quindi non ha mai dato segnali di possibile ripresa, perciò a conti fatti in sostanza non cambia niente, ragazzi, perché al di là di quando andiamo a inquadrare un movimento, se poi il mercato non fa
determinati movimenti di rimbalzo non è che si può andare a, a comprare, diciamo, la coin, quindi non ha mai invertito, quindi non ha dato falsi segnali. È anche normale che durante le fasi di congestione e di grande rumore dei mercati si vadano a verificare tutta questa serie di incongruenze e soprattutto di disturbo che si chiama appunto rumore di fondo dei mercati o semplice oscillazione intorno a determinati prezzi. Dal mio punto di vista, quello che ritengo più attuabile è che il mercato abbia chiuso una struttura di due cicli mensili corti il 17 di dicembre scorso. Questa cosa qui, ragazzi, la l'ho tirata fuori dal sacco durante queste vacanze, diciamo, prima di Capodanno. Ne ho parlato anche nella mia Academy, ho fatto un super video dove abbiamo analizzato decine e decine di cripto, e anche deriva dal fatto che moltissime criptovalute hanno un minimo importante proprio intorno a questa data. Quindi l'idea generale, vi ripeto, è che ci sia stata una struttura probabilmente così delineata di 23 giorni più 23 giorni, quindi due cicli mensili entrambi ribassisti, 1 e 2, scusate, 23 e 28 giorni, e abbiano appunto si sia strutturato, diciamo, questa questione. Resta l'incognita del minimo del 4 dicembre, che non sembra rientrare, diciamo, in questa view, quindi o lo facciamo rientrare o meno in maniera forzata proprio per la shadow, ma appunto, come vi spiegavo più e più volte, essendo stato di sabato, ho seri dubbi sulla considerazione, diciamo, di questo minimo come un minimo rilevante. La stessa identica questione esce fuori da ETH. Su ETH però abbiamo maggiore chiarezza sul fatto che lo scorso 18 di novembre, quindi 17 per quanto riguarda BTC, questo qui, 18 di novembre, scusate, e poi il 19 BTC fa il minimo, ETH invece il 18 fa il minimo, dal quale poi inizia appunto questa nuova fase. Quindi qui è sicuramente e molto probabilmente una nuova fase di mensile per ETH. Anche qui però, vedete, c'è questo minimo, insomma, quindi sporca anche questa view sul grafico, perché c'è questo minimo il 26, quindi potrebbe aver allungato un pochettino. Insomma, ragazzi, veramente i conteggi sono complicati in questa fase, ma per fortuna sono irrilevanti, cioè stare lì a decidere se un ciclo diciamo è iniziato il 28, il 18, il 25, il 23 non ha rilevanza, perché intanto è passato. Quello che conta è che da qui, dal 17 di dicembre, probabilmente BTC ha iniziato una nuova fase che in sostanza dovrebbe essere cortina come le precedenti e porterebbe una chiusura generale intorno a questa settimana, quindi alla fine di questa settimana, inizio della prossima, cioè in area 10 di gennaio. Questa zona in sostanza va tenuta sotto stretta osservazione, questa zona, non in termini di prezzo, ragazzi, in termini temporali, perché potrebbe chiudere in effetti qui tutti i giochi, sia quello legato al cosiddetto ciclo mensile, sia anche il semestrale. Però resta ancora un mese poi da attendere, ovviamente lì si opera, quindi se inverte, ragazzi, andremo long, come abbiamo fatto a questo rimbalzo del 17, poi stoppato, ma per fortuna in profitto. Ma in ogni caso, anche sul prossimo io andrò in ogni caso long, andrò a tentare, diciamo, questo ingresso su un'eventuale inversione dopo la fine di questa settimana, perché ho deciso di prendere questa strada per quanto riguarda il mercato, ragazzi, perché da un punto di vista operativo mi sembra la strada più corretta, e che si interseca in maniera oggettiva anche con quelle che sono alcune criptovalute che invece hanno iniziato una fase di importante ripresa e insomma, ragazzi, che stanno da sole, diciamo, galoppando. In ogni caso, andiamo a ragionare non solo da questo punto di vista, ma anche da un punto di vista di altre cripto, quindi come ETH. E su ETH, per esempio, è abbastanza evidente che questa struttura di ribasso
ribasso, questo ciclo ribassista sembra stia tentando di avere l'ultimo suo minimo, ragazzi, cioè l'ultimo swing. Vedete, questi sono tutti swing a ribasso, quindi di nuovo oggi siamo andati a toccare questo livello delle medie, le due medie che bloccano questa fase di rialzo, le 21 e la 11, quelle che utilizzo io nelle medie mobili semplici. Ragazzi, tutta questa fase sembrerebbe portare a una ricerca di un nuovo minimo, che potrebbe appunto essere ricadere proprio all'intorno, vedete qui è l'8 gennaio, quindi dal 7-8 in poi. Questa cosa è rilevante, però ci dice anche un altro problema, cioè ci dà anche un altro problema. Tecnicamente dovremmo scendere sotto i 3.580 di ETH, quindi andando vicino a questa zona. Questo significherebbe che da qui, da oggi, domani, dopodomani, la questione non si mette benissimo, cioè potremmo avere un paio di giorni di debolezza, ragazzi. Se è così, sarà tra ovviamente oscillazioni, debolezza relativa, se no poi mi dite che non è sceso, non dico questo, ragazzi, però potremmo avere queste oscillazioni che avete visto finora esserci sul mercato. Vi faccio rivedere ETH, vedete queste oscillazioni fatte così, un 4 giorni che sale, poi riscende, poi magari domani scende un poco, poi risale un altro poco, e insomma, però tendenzialmente al ribasso. Vedete, è vero che il ribasso qui è quasi impercettibile, questa è una specie di barra di congestione, però c'è un po' di ribasso, cioè il trend resta comunque laterale ribassista, cioè non è certamente un trend rialzista che è fatto così, ok? Questo è un trend laterale ribassista, più laterale a dire la verità che altro, quindi va benissimo anche se ETH dovesse andare a appoggiarsi su questo nuovo minimo. Attenzione, perché già se domani mi fa una candela rossa e dopodomani va a breccarmi invece questi due livelli, quindi se va a invertire sopra questo livello, quindi sopra i 4.000, potrebbe essere invece il segnale che ha troncato tutta questa fase e ripartirebbe un nuovo ciclo. Quindi siamo vicini agli sgoccioli, sono delle settimane, secondo me, dei giorni che verranno, che saranno estremamente importanti per andare ad assumere posizione su ETH e BTC e anche su altre criptovalute che sono estremamente interessanti in questo determinato tempo. Ma mi riservo il concetto del dire, ragazzi, dopo questo ciclo di mensile che è in fase di chiusura, probabilmente avremo un ciclo mensile nuovo fino alla fine di gennaio, primi di febbraio, che dovrà essere quello di o partenza di un nuovo semestrale o risistemazione di tutte le carte e diciamo di tutti quelli che è la fase di accumulazione, soprattutto su ETH e BTC, per poi fare un nuovo trend. Se BTC salta anche quell'altro appuntamento, la questione cambierà radicalmente. Quindi fino al prima decade di febbraio ci può stare attendere un po', ci può stare questa oscillazione su e giù, ci può stare una barra di congestione, ragazzi, ma purtroppo la questione si mette male poi anche nel prossimo mensile, è difficile che recuperiamo nuovi trend importanti poi fino alla chiusura dell'annuale. Allora, questo per quanto riguarda l'attuale situazione. Ricordate, tenete a mente anche che ci sono dei rischi enormi dal break di questi livelli. Adesso vi faccio vedere quali sono per quanto riguarda BTC, cioè il break dei 45. Se brecca questi 45 potremmo assistere a degli scivoloni, quindi fatti boom così, quindi attenzione. Livelli importanti potrebbero essere 42, però 42 già, ragazzi, veramente tanto sotto, quindi non saprei se ci arriva, è comunque complicato. Comunque 44-42 come aree di supporto sono fondamentali, soprattutto 44 come zona centrale, perché in effetti potrebbe essere quella l'arrivo finale di tutto questo movimento, e quindi magari farlo in nottata con la classica shadow. Per quanto riguarda invece la struttura di BNB, e dopo andiamo a vedere invece i dati sulla dominance e la total market cap, che sono fondamentali, ragazzi, in questo caso, perché anche la total market cap ci indica anche delle cose importanti su cosa sta facendo invece l'intero mercato delle cripto, che invece è messo bene attualmente. Allora, la questione è su BNB, perché l'ho messa dentro? Perché BNB
qui fa tutta una serie di macelli colossali proprio con questi minimi, creando dei cicli alternativi completamente diversi da quelli che abbiamo visto finora su BTC, e soprattutto qui invece ha una visuale abbastanza civile su dove è iniziato il suo ciclo. L'ultimo, diciamo, fase up che abbiamo avuto importante, cioè quella del 18 di novembre. Vi faccio vedere la linearità. Vedete, qui è abbastanza scontato che invece il ciclo sia iniziato qui e poi abbia girato al ribasso. Quindi in questo caso anche qui sembrerebbe proprio che ci sia stata una struttura ciclica della cripto che abbia fatto una sua metà in questa zona, quindi intorno, vedete, al 15 di dicembre, e poi sia adesso una seconda metà che dovrebbe andare a chiudersi, come vi ho detto prima, intorno al 10 di gennaio. Quindi proviamo a seguire questa view. Tecnicamente, se così fosse, anche qui abbiamo uno swing al rialzo, uno swing al ribasso, uno al rialzo, che purtroppo vedete quanto è basso rispetto al precedente. Tecnicamente nei prossimi giorni dovremmo fare un nuovo minimo che chiuderà questa fase, probabilmente intorno ai 500, quindi ricordatevi sempre anche qui un nuovo minimo di insomma, che potrebbe non essere drammatico. Ecco, questa è la questione. Attenzione, perché potrebbe darsi che BNB inizi una nuova fase up prima anche di Bitcoin ed ETH, in quanto c'è una struttura ciclica differente dall'inizio del nuovo ciclo annuale, ma di questo ne parliamo poi in un altro video, altrimenti qui non finiamo più, ragazzi, va bene? Allora, questa è l'idea generale, quindi vi ho detto quello che penso entro questi giorni. Ovviamente siamo in trading range, quindi anche se fosse, ragazzi, la differenza di prezzo è 2-3 punti percentuali, quindi capite bene che l'obiettivo di questi video non è andare a prevedere il futuro, è andare a capire quello che ci conviene fare. In questo momento quello che conviene fare, ragazzi, è aspettare un'inversione di trend e entrare long nell'attesa della partenza del nuovo ciclo mensile. Questo è l'obiettivo del video, ragazzi, okay? Quindi stampatevelo in testa, mi raccomando, perché poi mi dite: ah, ma io non ho capito. Questo è l'obiettivo del video, quindi dobbiamo avere tutte queste idee. Ma se voi andate a comprare adesso, vi esponete ai problemi e ai rischi che vi ho detto in questo momento, cioè il fatto che possa scendere il mercato da qui fino al 10-11. Quindi io quantomeno poi aspetto sempre le inversioni, sapete come opero, ma ognuno fa quello che vuole, io non do consigli finanziari da questo punto di vista. Andiamo invece a vedere la questione legata alla total market cap del mercato, perché vi faccio vedere il grafico, quindi esente da alcune oscillazioni. Eccolo qui, scusate ragazzi, eccolo. Allora, ci siamo, dove siamo e come siamo messi? Ancora regge la questione legata alla total market cap sulla media mobile 26 settimane, quindi la media mobile di metà anno, ancora sta reggendo. Allora, tutta questa struttura è delicatissima in questo momento, ragazzi, però è ancora in trend al rialzo, non ha mai invertito, perché alcune criptovalute continuano ad essere ben messe, ragazzi. Quindi è vero che sta facendo una specie di accumulazione, ma è anche vero che vedete, sta girando, sembra quasi una struttura che sta facendo questa fase qui. Io sono dell'idea che ancora sul mercato una fase up potrebbe esserci nelle prossime settimane. Il concetto che proprio anche la total market cap sia in questa fase, come in una fase di attesa che Bitcoin ed ETH finiscano questa fase di riflessione, soprattutto Bitcoin, ragazzi, perché Bitcoin è un punto di ingresso di nuova liquidità, quindi una nuova fase up dei mercati, ok, che le altcoin stanno performando bene, però ragazzi, siamo sempre stati nell'ottica di questo trillion che è girato da alcune cripto, Bitcoin ed ETH, alle altcoin, poi ritorna indietro, insomma sembra un mercato chiuso. Se vogliamo invece vedere un mercato esplosivo in toto, abbiamo bisogno di nuova liquidità, e per entrare ETH e BTC saranno i ponti di ingresso di nuova liquidità. Questo ne parliamo magari nei prossimi video, ragazzi, come abbiamo fatto l'anno scorso. Andremo a verificare un po' la differenza fra quello che è una struttura macro di ingresso e quelle che invece sono le fluttuazioni dovute alla rotazione dei capitali
su altri settori che invece stanno avvenendo in questa fase. Quindi la total market cap sembra proprio indicare una fase di attesa, quindi potremmo avere queste due settimanelle dove il mercato si diciamo sistema in questa fase prima di un'eventuale ripresa. Lo valuteremo insieme. Invece andiamo a vedere quello che è la questione della dominance, perché anche la dominance oggi, ragazzi, dopo adesso li contiamo insieme, ma sono veramente veramente tante, ragazzi, sono circa 11 settimane, 77 giorni di ribasso della dominance, con soltanto una settimana cioè due settimane positive e una di niente trading range, ragazzi. Quindi sono 77 giorni di ribasso della dominance di Bitcoin contro le altcoin. Ma dove siamo? Dove siamo, ragazzi? Siamo praticamente a un minimo toccato oggi a 39,52 contro l'altro minimo 39,56. È un doppio minimo, ma è un minimo. E siccome sta chiudendo questa fase della dominance, sta chiudendo il suo ciclo annuale che era iniziato la settimana del 31 agosto 2020, questa fase può bastare teoricamente, sì, perché sono 231 giorni, quindi 33 settimane, però sembrerebbe che qualche altra settimanina potrebbe ancora esserci. Quindi io qui starei in stretta osservazione. Cosa ci dà questo grafico? Cosa ci indica questo grafico? Ci indica una probabilità che BTC possa aver chiuso una sua fase di riflessione e poi iniziare una nuova struttura di qualche settimana, una nuova struttura che in realtà ci servirebbe proprio per giustificare una seconda fase di bull dei mercati cripto dai prossimi mesi, quindi da metà primo trimestre in poi, ragazzi, quindi da febbraio probabilmente. Ci riusciremo? Allora, qui ci sono tutta una serie di pezzi di Lego che stanno andando a combaciare l'uno dentro l'altro. Stiamo aspettando il famoso click. Questo click però non è facile affinché avvenga, quindi ci vorrà un po' di tempo, ragazzi. Ci vorranno anche delle condizioni che magari vanno a intersecarsi, si mettono tutte insieme e poi si dice sinergia dei cicli e poi si riparte. Al momento tutto è secondo questa fase in chiusura di trend ciclico mensile BTC, ETH, BNB, l'avete visto, la dominance, la total market cap in attesa, ci fa ben sperare che il fatto che il mercato non stia crashando, insomma, ci sono tante cose che sono da analizzare in questo super video, ragazzi, che vi ho fatto vedere, misto tra analisi dei grafici, ma anche analisi un po' fondamentali di dati macro come la total market cap e la dominance. Io sono in attesa, questi prossimi giorni saranno clou, mi raccomando, ricordatevi e tenete a mente l'obiettivo, entrare nel prossimo ciclo mensile. Ma poi chiediamoci anche una cosa: quali sono secondo voi le criptovalute che nei prossimi mesi potranno overperformare rispetto a Bitcoin e ad ETH? Facciamo una cosa: chi di voi è arrivato alla fine di questo video lunghissimo li può scrivere nei commenti e le andiamo a valutare insieme, perché io ho fatto un elenco di oltre 30 cripto e sono tutte sotto i miei radar, alcune le abbiamo inserite anche in alcuni trading system, ma su alcune, ragazzi, opererò anche a livello manuale proprio con ingressi, perché quest'anno, per quanto mi riguarda, è la prima volta che il mio portafoglio cripto cambierà radicalmente rispetto al passato. Di questo ne parleremo in un prossimo video. Ciao a tutti!